Namaste, io sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di Hearthstone con la sfida, l'avventura per la precisione, una notte a Karazhan. Nello scorso episodio abbiamo finito il serraglio, la terza ala, abbiamo fatto i combattimenti normali e vediamo adesso di affrontare le tre sfide di classe, la sfida del cacciatore, del mago e del guerriero, quindi 7, quindi vuol dire che ne mancano ancora due nella prossima cosa, quindi non hanno messo il paladino alla fine come era stata fatta precedentemente, che era 3 più 3 più 3 e poi il paladino alla fine, che gli era stato dato un trattamento diverso ma perché l'avventura lo richiedeva, ma in questo caso hanno diviso 2-2 e poi 3 e poi 2 di nuovo. Vediamo un po' contro il curatore. Con Rexar abbiamo la carta che è il trucco felino, un nuovo segreto: dopo che l'avversario ha lanciato una magia evoca un felino 4-2 con furtività. Vediamo un po' cosa ci capita. Vi ricordo che appunto il curatore ha effettivamente provocazione, quindi la classe forse migliore è il cacciatore, perché gli piace andare contro, gli piace andare in faccia contro direttamente il curatore. In questo caso abbiamo solo magia a quanto pare, e a proposito di questo devo mettere no deck mod, che almeno riusciamo a capire che carte abbiamo e non uso altre cose. Questa la usiamo e questa la usiamo, quindi teniamoci pure, vediamo se magari abbiamo un mazzo di sole magie, o almeno così sembra. Abbiamo anche a caccia con un'altra magia. Ha i mezzi per gestire il serraglio. Vediamo cosa gioca. 1-2-2. Io ti butto un segreto. Piccoli cosi pesce, siete liberi. Questo è un bersaglio per a caccia, dipende da cosa salta fuori. Ok. Niente, sono molto sfortunato col curatore che tira fuori le creature migliori che potevo trovare fuori. Potesse magari. Ok, tu sei una bestia, quindi tu puoi fare 5 danni se sopravvivi. Sì, ok, perfetto. Quindi facciamo così a questo. Addio, ecco, attacchi lui. 2-3 danni, sprecato. E va bene, perché sprecato su una creatura sola. Questo ancora 2 danni. Possiamo... L'avversario gioca un servitore, possiamo usarlo adesso? Facciamo segreto più segreto. Quindi se gioca una magia un servitore, comunque se la becca una cosa. Ok, questa è la magia, quindi a me viene la 4-2. Con furtività. Il felino dal cilindro, bellissimo. Quando un personaggio attacca il tuo eroe viene attacca un altro, anche questo è abbastanza interessante. Prima facciamo così. Viene evocato una con provocazione, va bene. Quindi adesso questa non sarebbe tanto utile. Quindi facciamo così. E così. Cominciamo ad attaccarlo. Il curatore è allergico alle bestie. Una bestia casuale e evoca una leggendaria. Oh mamma mia, quanto sono sfortunato in questo caso. Questo si becca 4 danni, va benissimo. Adesso con il felino al cilindro possiamo ucciderlo. I segreti costano 0. Questa è esattamente la cosa che avrei dovuto fare precedentemente, ma purtroppo non si può. Ah, non posso attaccarti, manca una scaglia. Quindi facciamo così. Va benissimo, così, così. Tanto costa 0 e andiamo avanti così. Purtroppo lui morirà adesso per colpa sua. Meno che non si va a sacrificare. Pescare questa al primo turno, o comunque avercela abbastanza frequentemente, potrebbe essere buona. Ottimo! Perfetto! Ciao Magro Scaglia, è stato bello. Questo non si prende il vantaggio. Va benissimo così. Sta giocando molto male, effettivamente. Più uno quando viene giocato un segreto, ottimo. Tu vai contro lui, tu vai contro lui, tu vai contro lui. A 4 di energia dovrei essere abbastanza a cavallo. Ciao Drago. Ciao Cromagos. A quanto pare evoca sempre le stesse cose. Non è possibile che tra tutti i draghi che ci sono mi evoca due volte Cromagos, una volta Isera, tipo. Però direi che abbiamo vinto. Sì, abbiamo vinto. Ah no, questo vale solo su 3 servitori. Sì, però tu attacchi lui, quindi abbiamo vinto. Tu vai qua,
Vai qua. Addio. Ok, questo è un tentativo di avere il mazzo con tanti segreti. Purtroppo non sono riuscito a farvelo vedere tanto, ma ve l'ho spiegato più o meno, perché quella carta fa costare i segreti 0, quindi si riescono a lanciare fino a 5 segreti tutti quanti insieme. Questa l'abbiamo sbloccata, bella carta, e ci vediamo quindi al prossimo episodio, dove affronteremo la stessa cosa con il mago. Namaste and be brave.